Catanzaro Show, arriva la reazione della squadra di Vivarini dopo la prima sconfitta stagionale che poteva in un qualche modo fare entrare in un periodo di difficoltà la squadra. Così non è, reazione devo dire molto molto positiva, 6-0 in casa contro il Monopoli e una certificazione delle grandi possibilità che questa squadra ormai ha di vincere il campionato. Il Crotone comunque ha vinto, quindi restano sempre 10 i punti di distacco, però 73 punti per il Catanzaro. Ormai mancano sempre meno partite, siamo a 10 dal termine, quindi 30 punti a disposizione e a questo punto diventa, credo, difficile per chiunque riuscire a mettere i bastoni tra le ruote di questo Catanzaro. Poi sì, è vero, ci sarà ancora lo scontro diretto all'uscita che potrebbe riaprire un po' i giochi, però un Catanzaro che sta facendo, ripeto, un percorso straordinario, 10 gol subiti in 28 gare, 74 gol fatti, numeri impressionanti. E nulla, nulla da dire, nulla, nulla da dire assolutamente. Prossima partita, trasferta di Castellammare di Stabia. Si va in casa di una squadra vogliosa di fare punti per la rincorsa ai playoff, quindi sarà certamente difficile. Abbiamo visto che queste trasferte, come quella di Viterbo e non solo, hanno presentato delle difficoltà per la formazione di Vivarini e quindi servirà comunque grande concentrazione per evitare ulteriori drammi, chiamiamoli così, comunque ulteriori passi falsi, almeno lontano dal Ceravolo, dove si è delineato un Catanzaro in formato rullo compressore. Parliamoci chiaro, le ha vinte tutte, ha preso pochissimi gol, forse uno o due, e veramente, ripeto, numeri incredibili. Un Catanzaro che oggi ha schierato Fulminati tra i pali, Martinelli, Fazio, Scognamillo in difesa, Situm, Sunas, Ghion, Verne, Van de Putte a centrocampo con Biasci e Mello lì davanti. Tra l'altro, sei per rifilato una squadra che era una delle più in forma, una delle squadre più in forma di questo campionato nell'ultimo periodo, come il Monopoli, che comunque stava facendo un buon percorso. Ha giocato fino a questo momento abbastanza bene, quindi non è che abbia fatto 6 gol all'ultimo in classifica. Questo è un aspetto importante. Dopo un minuto passiamo subito in vantaggio con Iemmello. Al trentesimo poi raddoppia Van de Putte e nel secondo tempo il Catanzaro dilaga. Biasci al 46esimo, ancora Van de Putte al 60esimo e poi nel finale ancora Iemmello e Brignola che realizza il primo gol con la maglia giallo-rossa. Quindi c'è festa anche per il buon Brignola. Cosa vogliamo dire? Niente, una squadra incredibile e che speriamo di, in questo senso, poter chiudere il prima possibile questa rincorsa per anche programmare la prossima stagione, ma credo che la società più che altro lo stia già facendo, già con i lavori allo stadio che comunque si rendono necessari e anche in termini di organico che però, ecco, credo potrà essere confermato tranquillamente, non dico tutti, però questa squadra secondo me anche in B può ben figurare. Io comunque a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.